Dove siete? Oi! Dove siete? Non vi vedo! No! Oh! Ancora! Dove? Ancora! Oh, no, mi riesce proprio a trovarli! Io non le vedo! L'ho intravisti un pochino ieri sera, ma sono già spariti! Vabbè, comunque, buongiorno a tutti, ragazzi, vostro Ser Barzillotto Barzi, Lord delle Colline con vista mare. Benvenuti all'angolo rosso-nero, all'angolo del Milan. Allora, punto della situazione, innanzitutto buon mercoledì a tutti quanti, buon lavoro chi può lavorare e anche buona giornata a chi come me non può lavorare. Allora, facciamo il punto della situazione, il campionato lo sappiamo com'è. Domani abbiamo partita importantissima di Europa League contro il Lille. Per noi è fondamentale, fondamentalissimo proprio fare altri 3 punti e stare più tranquilli in classifica nel girone. Poi magari così possiamo anche giostrare un po' con le seconde linee nelle altre partite, perché abbiamo visto che squadre, soprattutto il Celtic e lo Sparta Praga, sono poca robetta, no? L'avete visto? Quella mi preoccupa è domani sera il Lille. Che nonostante tutto abbia sofferto, è riuscita a fare la rimonta in casa contro il Celtic. E sono quelle partite strane. Ha fatto la partita, è riuscita perlomeno a pareggiare in casa propria. Ma ci sono, ragazzi, nel calcio queste partite capitano, ci sono e ne sappiamo qualcosa, no? È una partita, anche se sulla carta sembrerebbe abbordabile. Invece non bisogna farci trarre in inganno perché insomma sono primi o secondi in Ligue 1. Comunque sia, sono in testa alla classifica, sono una squadraccia di giovani interessanti, tutti sti neri, tutte queste gazzelle nere che corrono come gazzelle appunto, quando scappano dalla savana da leoni, da predatori. E veloce, una squadra veloce, rapida, hanno anche buona tecnica. La squadra insieme a noi più forte del girone, come è ovvio che ce lo potevamo aspettare, da non sottovalutare, secondo me. E poi vediamo, le parole le lasciamo al campo e poi vediamo come va. Con altri 3 punti saremmo quasi certi al 60-70%, avremmo sicuro il passaggio del turno, non come 2 anni fa che lo abbiamo preso nel di dietro, nel cacante. Con l'Olympiakos, vi ricordate? Ve lo ricordate? Che figure che abbiamo fatto? E poi per non parlare de 3 anni con l'Arsenal 3 anni fa, lasciamo perdere. Lì c'è le vipere nei campi. Vabbè, in Inghilterra c'hanno un monte di vipere. E niente, i crotali, c'hanno i crotali londinesi. A Londra, i crotali, i famosi crotali londinesi. Ma anche la storia, acqua passata, ne è passata sotto ponti. E niente, ora poi volevo fare un punto a situazione per i nostri cugini, eh? Ma non dovrei, non è che avevo tanta voglia, però facciamo il punto anche un po' della situazione dei nostri cugini scartonati. Ragazzi, ieri sera li è andata male, ultimamente li stanno andando male tante partite, nonostante che hanno una squadra, una rosa ampia anche con una buona panchina, non ce lo scordiamo. Ieri sera hanno giocato a viso aperto, hanno sofferto giusto, mi sembra, la seconda metà del primo tempo, poi per il resto è stata una partita equilibrata, hanno giocato a viso aperto, botta e risposta tra il Real e l'Inter. Quello che ha fatto la differenza è che la prima rete del Real, l'avete visto tutti, no? Succede, purtroppo succede. È stata una leggerezza, magari un po' di paura, un po' di boh, sovraccarico mentale fra Hakimi, via, nemmeno Handanovic. È stato quello che è stato. 2-0, Ramos che vale a dire qualcosa, non è colpa, le fa sempre. Cioè, Ramos, chi ha trovato, ha sempre fatto quelle reti lì. Quando uno è forte, non c'è niente da fare. L'Inter poi ha giocato a viso aperto, è riuscita a rimontare, a pareggiare, e qui le faccio complimenti, perché
E poi dopo, cioè, contropiede, ha messo giovani, veloci, contropiede veloce, l'hanno insaccata. Secondo me ha sbagliato uguale anche gli Hakimi, che ha lasciato campo a Vinicius Junior. E poi dopo, una volta messo il pallone in mezzo, controllo in rete, sempre, rigore in movimento. Però il discorso è che come squadra non mi dispiace. Quello che mi preoccupa, quello che mi lascia perplesso è come una società in quel modo ha potuto continuare a tenere un allenatore, prima di tutto piangino, sempre a frignare, sempre a lamentarsi. Dopo quello che ha detto, dopo le interviste, dopo quello che si è lasciato scappare detto a metà campionato, a fine campionato, io fossi stata una società seria, magari, non so. Non c'è niente di meglio in giro, hanno preferito. Io non mi interessa, prendevo anche un allenatore di seconda e terza fascia, ma dopo quello che ha detto, per me andava via subito, non ti permette, non si deve permettere allenatore di certe cose contro la società, contro chi ti paga. I giocatori te l'hanno presi, te l'hanno comprati, quest'anno te l'hanno ricomprati un'altra volta, t'hanno preso Eriksen, che non si è stato buono a farlo mai giocare per bene. Datecela a noi che ci si pensano con Eriksen, noi ci si fa un brodo, potete immaginare che brodo ci facciamo noi con Eriksen. Questo lo tiene lì, poi fa entrare Gagliardini, poi da Angolan, Eriksen in panchina, è uno schiaffo al calcio, è uno schiaffo al calcio, è uno schiaffo al calcio, è uno schiaffo va dato a lui, è uno schiaffo a levargli quel parrucchino, farglielo volare via, il famoso parrugatto lì. Non conoscete la razza di cuche cuccioli di parrucca gatto? Ecco, lui ce l'ha. Sono rari, però lui ha proprio quello, il capostipite di parrucca gatto. E niente, è andata male. Io, un allenatore in quel modo, non lo terrei. Zero idee, non c'ha più stimoli perché lo vedete che non ha più stimoli, non lotta più, sta a mani in tasca. Mi sembra di vedere Ancelotti. Rimango basito. Perché secondo me le potenzialità ce l'ha, secondo me aveva la potenzialità anche di vincerla ieri sera, aveva anche l'opportunità di vincerla. Se poi vogliamo parlare che magari con Lukaku era un'altra storia là davanti, magari Lukaku aveva fatte tre a una difesa in quel modo, solo che la prestanza fisica è un animale. Però è andata così, rischia, rischia, rischia. Ancora lì è tutto aperto, all'incontrario nostro, noi se vinciamo domani sera, o anche con un pareggio, insomma, siamo sempre più tranquilli. Loro invece la prossima con Real in casa sono costretti a vincere. Se non vincono con Real in casa, le ultime due partite non ci fai niente. Vivranno dei rimpianti anche quest'anno. È così, sembra, è così. Due pareggi non li ci volevano, almeno con lo Shakhtar li devono vincere. Una squadra in quel modo che prende 6 reti in casa da Borussia Mönchengladbach. Dai. Parliamoci chiaro. Comunque, io un allenatore lì gli darei ben servito e prenderei anche un allenatoretto così, che ne so, tipo anche Capuano, che ne so, farà parecchio di meglio, più motivazioni. Quello sta a rovinare tutto. Ora, se non finché non li comprano, Kanté, Dembélé, Valdé, non vince te. Ricordatevelo. Comunque è tutto. Domani testa al Milan, gara fondamentale, Europa League. Un saluto al vostro Seb Barzillotto, ringrazio i nuovi iscritti, chi mi segue e tutto il resto. Vi ringrazio moltissimo. Un bacio, un saluto dal vostro Seb Barzi. Dall'angolo rossonero è tutto. Ciao.